sì, abbiamo cercato di essere abbastanza veloci anche se siamo veramente in tanti. Come vi dicevo prima, l'ultimo brano della nostra orchestra verrà eseguito insieme all'Orchestra dei Fiati. Ora c'è il rumore dell'intonazione, delle note, insomma, scaldare lo strumento, perché noi suoniamo gli strumenti a fiato e per cui vanno anche scaldati. Il brano che andiamo ad eseguire è il tradizionale brano di tutti i nostri concerti istituzionali, ovvero l'Inno di Mameli, siamo arrivati, ecco. L'Inno Nazionale, il Canto degli Italiani, di Michele Novaro. E non ho sbagliato, perché di quello che conosciamo come l'Inno di Mameli, Goffredo Mameli ha scritto solo il testo, nell'occasione di un primo moto di Genova per le riforme e la Guardia Civica. 5 strofe di un inno che tanta parte ha avuto della storia del Risorgimento italiano. Dopo aver scartato l'idea di adattarlo a musiche già esistenti, Mameli lo invia a Torino per farlo musicare, e lo fa musicare appunto dal compositore genovese Michele Novaro. Una curiosità: è stato scelto come inno nazionale provvisorio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un secolo dopo che era stato composto. Essendo un inno provvisorio, è rimasto tale fino al 2017. Sì, cioè, ho detto giusto, 2017. Provvisorio per 70 anni, incredibile. Poi un disegno di legge finalmente l'ha ufficializzato, è diventato il nostro inno nazionale. Quindi l'Inno di Mameli, inno nazionale, un po' di Mameli, un po' di Novaro, diciamo così. Chi dirige, maestro? Lei? Perché il gruppo musicale era stata diretta dal maestro Francesco Saviozzi, adesso tocca al maestro ufficiale del gruppo dell'Orchestra dei Fiati della Filarmonica Pisana, che stasera suona con l'orchestra della Scuola di Musica. Maestro, quando vuole, il nostro maestro Paolo Carosi, inviterei tutti a fargli un grandissimo applauso. Concerto con l'Orchestra dei Fiati della Filarmonica Pisana. Il prossimo pezzo, il 29 novembre 1924, si spenge a Bruxelles Giacomo Puccini, uno dei maggiori operisti di tutti i tempi. Fumatore accanito, viene stroncato da un tumore alla gola
ritenuta appunto inoperabile. Nonostante le cure all'avanguardia che gli sono state riservate, non è riuscito a guarire. Per omaggiare il maestro, e non sarà l'ultima volta quest'anno, perché siamo nel 100° anniversario della morte appunto del maestro Giacomo Puccini, e l'Orchestra dei Fiati eseguirà la sua marcia Scossa Elettrica, scritta per il Congresso Mondiale di Telegrafisti tenutosi a Como nel 1899, in occasione di un altro centenario. L'invenzione della pila di volta. Questa marcia, composizione di breve durata dal carattere leggero e brillante, fu inizialmente scritta per pianoforte e lo stesso Puccini la fece poi trascrivere per organico bandistico. Di carattere estremamente fresco e vivace, condensa tutta una serie di elementi caratteristici dello stile compositivo di Puccini. L'Orchestra della Filarmonica Pisana esegue Scossa Elettrica di Giacomo Puccini, diretta dal maestro Paolo Carosi. Inserito il prossimo brano come piccolo contributo alla pace, che continua a essere abbastanza lontana, a giudicare almeno dagli eventi che vicinissimi a noi ogni giorno si ripetono. E purtroppo questo auspicio sta diventando una triste consuetudine di questa giornata, dei festeggiamenti del 25esimo di aprile, della fine della guerra e della liberazione. Fin dal 2022, sull'onda emotiva di una guerra appena iniziata tra Russia e Ucraina, inserimmo due brani, uno di un compositore russo e uno di un compositore ucraino. Il 25 aprile del 2023 abbiamo rinnovato il nostro appello suonando la marcia da un musical di Gershwin, Strike Up the Band. Il motto di questo musical era che non sia l'esercito ad attaccare, ma la banda. Oggi eseguiamo un brano di Handel, un brano famosissimo, fragorosissimo, dedicato alla pace. Lo eseguiremo in maniera assordante, proprio come voleva l'autore, nella speranza, diciamo, abbastanza infantile forse, però evocativa, però simbolica, poetica se vogliamo, che coi suoni si riesca a annientare missili, bombe che non vogliono tacere. Per dirla
per dirla con John Lennon, all we are saying is give peace a chance. Grazie maestro della spiegazione e delle belle parole. Quindi il nostro contributo alla pace è musica per i reali fuochi d'artificio, una suite orchestrale composta da Georg Friedrich Händel nel 1749. Viene commissionato da Giorgio II in occasione della pace di Aquisgrana nel 1748, che mette fine alla guerra di successione austriaca, che per 8 anni coinvolse quasi tutte le potenze europee. Il re non bada a spese e coinvolge i maggiori esperti per festeggiare un trattato piuttosto impopolare. Una gigantesca struttura di legno ospita i fuochi e un enorme numero di orchestrali con moltissimi strumenti a fiato e percussioni per reggere il confronto sonoro pirotecnico. Alla prova generale nei giardini di Vauxhall assistono circa 12.000 persone, creando un ingorgo di carrozze di 3 ore. Forse già da qui si spiega perché oggi tutta Londra è in ZTL. La prima esecuzione ufficiale invece al Green Park di Londra nel 1749 è costellata purtroppo da incidenti. Quel giorno piove, una parte della macchina invece di azionarsi prende fuoco, crolla al suolo, provocando, ahimè, la morte di 3 persone. Il brano è diviso in 5 parti, Overture, Bourrée, La Paix, La Renaissance, Minuetto 1 e 2. Ecco, ci siamo. Musica per i reali fuochi d'artificio, diretta dal maestro Paolo Carosi. Grazie. Thank you.
Cornelis van Linschoten è un compositore didatta della musica olandese che firma spesso le sue composizioni originali per fiati con lo pseudonimo di Ted Huggins. E non c'è bisogno di spiegare il perché. Insomma, Linschoten sarebbe stato un po' difficile da dire, ecco. Il brano che ascoltiamo è una suggestiva melodia in tempo calmo e disteso, scritta per flauto traverso e orchestra di fiati. Il flauto è uno strumento dal timbro dolce e delicato e proprio per questo non sono molti i compositori che assegnano al flauto il ruolo da solista, accompagnato da legni e ottoni, consapevoli che per farlo risaltare dovranno circoscrivere, frenare la sonorità degli altri fiati, tutti notoriamente ben più esuberanti. Invito la nostra bravissima solista Virginia Bella a eseguire di Ted Huggins l'adagietto per flauto e orchestra di fiati. Eccola qua la nostra solista. Maestro a lei, maestro Paolo Carosi. Thank you.
Grazie, grazie davvero a tutti voi che siete qui stasera. Franz von Suppe è un compositore e direttore austriaco di origine dalmata, la cui popolarità è legata alle sue 30 operette, alcune entrate con prepotenza nel vissuto musicale di tutti noi. Rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1866, la Cavalleria Leggera è senza dubbio tra le più famose. E l'ouverture che vi facciamo ascoltare ne è il brano più brillante e conosciuto. È stata usata come colonna sonora di un film omonimo del 1935. E non dimentichiamoci quello spassosissimo cartone animato che ha per protagonista Topolino, direttore d'orchestra. Suoneremo Cavalleria Leggera, l'orchestra dei fiati della Filarmonica Pisana è pronta. Invito il maestro Paolo Carosi a venire sul palco. Grazie, grazie. Thank you.
Superman è un film del 1978, diretto da Richard Donner e interpretato da Marlon Brando, Christopher Reeve e Gene Hackman. Il film è basato sull'omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics ed essendo stato girato con notevole dispendio di mezzi, è considerato il capostipite dei film dei supereroi. La colonna sonora è una delle migliori di John Williams. La fantasia che ascolteremo, realizzata da Bob Loden, ci presenta tutti i momenti più significativi del film. L'iconica marcetta del supereroe, alla descrizione musicale del pianeta Krypton, al tema d'amore, alla marcia dei cattivi. E adesso Superman Suite. Thank you.
Grazie, grazie per i vostri applausi. The Mandalorian è una delle ultime serie di fantascienza ambientate nell'universo di Star Wars, che ha per protagonista il cacciatore di taglie Din Djarin del pianeta Mandalore. La sigla, composta da Ludwig Göransson, cattura lo spirito del personaggio principale e il senso di mistero, avventura e intrigo che permeano la fortunata serie. La sigla, subito acclamata dai fan e dalla critica, è diventata un'icona per la serie stessa ed è stata oggetto di numerosi remix e cover da parte di artisti di tutto il mondo. Aggiungiamo alla lista di arrangiamenti anche il nostro, realizzato dal maestro Carosi. The Mandalorian di Ludwig Göransson. Allora, il nostro concerto sta volgendo al termine. Anche in questa 79esima ricorrenza della Festa della Liberazione non possono mancare alla fine del programma gli inni partigiani, che molti attendono con trepidazione, e appunto l'inno europeo. Potete applaudire. Grazie. Maestro, ci apprestiamo ad eseguire gli inni.
Thank you.
Grazie, grazie. Faremo un bis. Visto l'applauso, faremo un bis, mi sembra giusto. Il nostro bis che abbiamo preparato è il brano con cui vi saluteremo. Vi salutiamo quindi con questo fuori programma, un assaggio del concerto appunto del 21 giugno, La musica immagina il futuro, dal compositore John Williams, dal leggendario quarto episodio della saga di Star Wars, dalla malfamata cantina di Mos Eisley, ascoltiamo Cantina Band. Grazie ancora di essere stati con noi per questa festa della liberazione. Grazie.